Salve amici di Vesuve Live, siamo qui con un ospite davvero molto gradito, Bruno Marra, scrittore e giornalista, e siamo qui per presentarvi il suo libro, Brunapoli, un libro che secondo me potrebbe piacere a molti dei nostri lettori perché si parla di napoletanità, che cos'è la napoletanità nella storia e cos'è la napoletanità oggi, ma ce lo può spiegare meglio Bruno. Grazie Bruno per essere qui. Grazie a voi per l'invito e per il gradimento e l'attenzione. Devo dire che questo libro è uscito da oltre un anno e sta riscuotendo un successo, come dicevi tu, trasversale, perché coinvolge varie generazioni, sia quella, la nostra, la mia generazione, che è quella degli anni Ottanta, sia la nuova generazione che con curiosità e con grande attenzione sta dando uno sguardo a quella che è la vera napoletanità. Questo è un libro, possiamo dire, tra virgolette, universale, perché racconta Napoli attraverso un fil rouge, un filo rosso di filosofia, storia, cultura e anche quelle che sono le tradizioni, un poco le manie, è un po' tutto quello che è il mondo napoletano, diciamo. Io l'ho definito un caleidoscopio dei nostri sentimenti, della nostra emotività. Si parte chiaramente dal calcio, perché il calcio a Napoli è un vero e proprio sentimento, è un vero e proprio stato d'animo, ma è una chiave d'accesso non strettamente tecnica. Io immagino sempre il calcio visto dal tifoso, rivolto non al campo ma sugli spalti, diciamo con le spalle voltate, perché qualsiasi possa essere il momento storico del Napoli, qualsiasi possa essere la squadra del Napoli contestuale, c'è un modo di vivere il calcio unico, speciale, e che praticamente ci rende unici al mondo, non solo per lo stereotipo del napoletano che molto spesso ci viene accollato, ma proprio per un modo di intendere la realtà terza, distaccata, quasi con una filosofia che ci rende speciali. E in questo libro di questo sostanzialmente si parla, del modo di vivere la realtà. Io dico la napoletanità nella... E, c'è scritto all'interno del libro, sono piccoli affreschi sulla napoletanità, che è il vero modo reale per un modo diverso e reale di raccontare la realtà di tutti i giorni. Quindi diciamo che è una chiave di lettura a più strati. Oggi, rispetto magari 50 anni fa, secondo te è cambiato il concetto di napoletanità, e se sì, come? Il concetto di napoletanità può cambiare negli occhi di chi ci guarda, ma non di chi interpreta. La frase esatta che è la napoletanità è la vera arte di tradurre la realtà. Io dico sempre questo, che se non fossi nato a Napoli sarei stata una persona peggiore, nel senso che Napoli è una realtà dicotomica, cioè un po' come il bianco e il nero del taoismo orientale, cioè il bene che insegue il male e l'ombra e la luce, ma d'altro canto senza luce non c'è ombra. Napoli rispecchia perfettamente questo stato d'animo, e infatti io dico sempre che Napoli ha più chiavi di lettura, sia positiva che negativa, ma nessuna di queste assorbe l'altra, cioè sono tutte complementari. Si può avere più un modo di leggere Napoli, nessuno di questi sarebbe sbagliato. Quello che dici tu è giusto, perché le nuove generazioni potrebbero avere una visione diversa dalle vecchie generazioni, però esiste proprio un humus in questa terra, è insito, per il quale abbiamo un modo di intendere la realtà che ci accomuna. Se tu consideri la differenza anche solo toponomastica che è a Napoli, cioè dalla zona Bene, che può essere via Petrarca, poi a Pianura, a Vomero, Soccavo o anche addirittura Secondigliano, se tu consideri che in linea d'area ci sono pochi chilometri e quanti tipi di culture stratificate esistono, ti fa capire quanto Napoli si basi sulla promiscuità, cioè sull'intrecciarsi di culture diverse, e questo la rende unica, una specie di Bronx chiuso nel se stesso. Tu all'interno di un palazzo, di un quartiere, puoi trovare un avvocato, un macellaio, un parcheggiatore, anche un malvivente, trovi tutto in un nucleo che rende Napoli promiscuo e per questo con una visione particolare. Io credo che Napoli si debba affrancare dal, come visione intendevi tu, si debba affrancare dai cliché. Cioè, esattamente, è uno dei temi per i quali io mi batto. Si deve affrancare dai cliché, dai luoghi comuni, e bisogna anche noi stessi all'interno non accovacciarsi, non essere troppo auto accondiscendenti, indulgenti, perché molto spesso i napoletani indulgono molto su loro stessi. Se tu consideri, io all'interno del libro ho scritto un aforisma per il quale i napoletani, quando sono attaccati all'interno, ci laceriamo tra di noi, quando sono attaccati dall'esterno diventiamo un nucleo, ne espugniamo una grande famiglia. Ecco, forse Napoli dovrebbe un po' più aprirsi sia alla critica che all'autocritica, ma soprattutto deve affrancarsi dai cliché, che spesso non solo sono gli altri a darci, ma siamo noi che cavalchiamo. Ritornando invece
diciamo, al tema calcistico, che poi compare anche nelle immagini di copertina, cioè questa immagine romantica di questo bambino con il Super Santos. Ecco, ti chiedo, magari ricollegandoci proprio a questa immagine, si è un po' persa secondo te questo aspetto romantico del calcio, non solo a Napoli ma anche in generale, possiamo dire, nel nostro paese? Non si gioca più per strada, si fa fatica anche in questo senso a trovare nuovi talenti, a trovare nuove generazioni calcistiche di calciatori che giocano per strada e si divertono genuinamente. L'aspetto romantico si è perso non solo nel calcio, il calcio è una propaggine della vita, no? Molto spesso è uno specchio esistenziale. Si è perso perché c'è stato l'avvento della tecnologia. Io dico sempre che dagli anni 80 a oggi non sono passati 30 anni, ma 300. Se tu consideri che io ho cominciato a lavorare con la macchina da scrivere, cioè avevamo il telefono a gettoni, non sapevamo neppure cosa fosse internet, in 30 anni sono cambiate tante cose, innumerevoli cose. Noi siamo una generazione di mezzo che può dire, può vantarsi di aver visto tutto in pochissimo tempo. E chiaramente la nuova generazione, il ragazzo di oggi è allontanato dalla strada, è più chiuso in un nucleo familiare. Io ho ritenuto evidenziare il simbolo del Super Santos, che non è soltanto un pallone da gioco, è un totem della nostra generazione, perché attraverso Super Santos c'era una grande interazione, era un mezzo di interazione che ci teneva uniti. Poi dal calcio si passava a trascorrere le giornate insieme. C'è un racconto molto divertente in questo libro che si intitola Tenetevi la PES, io amo il Super Santos, e dà proprio il senso di questa dicotomia tra le nuove generazioni che sono a casa sul divano a favoleggiare con il computer, che possa essere la PES oppure internet o Facebook, e noi invece che non vedevamo l'ora di scendere e abbandonare la casa per vederci per strada. Quindi è chiaro che anche la napoletanità anche in questo si riverbera, però come dicevi tu è un problema dell'intero paese. Io credo che oggi un ragazzo qualsiasi non possa neppure immaginare come si viveva senza telefonino, considerato che un tempo ci vedevamo per strada. Però penso che a un certo punto, quando ci sarà veramente la consunzione di alcuni sentimenti, si tornerà al passato, ci sarà il rigetto della tecnologia e si tornerà a stare un po' più vicini. Il Super Santos era proprio uno di quei temi che io ho trattato perché credo che abbia caratterizzato la nostra generazione. Ti chiedo anche del rapporto, della simbiosi, possiamo dire, tra il calcio Napoli e la città di Napoli. Un'unione di fatto che possiamo dire quasi un unicum in Serie A. Non si ritrovano squadre in cui c'è questo rapporto viscerale con la città. Ecco, ti volevo chiedere in questo senso, secondo te quanto può essere positivo ma al tempo stesso un fattore negativo? Nel senso che magari con le vittorie del Napoli si tendono a dimenticare certi problemi della città o viceversa, diciamo, a incensare la città nonostante alcuni problemi. Secondo te in questo senso come si può risolvere questo doppio? Intanto complimenti per questa domanda, perché è proprio un tema che sociologico che di cui Napoli purtroppo è intriso. E sul tema c'è un aforisma in questo libro nel quale si rende esattamente l'idea, ovvero ogni squadra del mondo ha bisogno di una città che la possa sorreggere e sospingere. Napoli è l'unica città che ha bisogno di una squadra per poter respirare. E questa è la verità. Napoli è legato al calcio Napoli in maniera indissolubile, passionale e molto spesso morbosa, perché i napoletani sono assolutamente hanno un rapporto totalizzante con la propria squadra, al punto che se la squadra non esiste i napoletani si annullano. Se tu consideri che nell'era De Laurentiis, quando è arrivato De Laurentiis ha fatto rinascere il Napoli dalle proprie ceneri, la prima partita, questa Napoli Cittadella, che è diventato uno slogan, no, famoso Napoli Cittadella 60.000 spettatori, è diventato quasi un claim. Quei 60.000 spettatori non solo festeggiavano la rinascita del Napoli, ma festeggiavano il proprio battesimo. Napoli, negli anni del fallimento, è stato come una famiglia orfana, orfana di padre e orfana di figlio. I napoletani senza squadra non sanno vivere. Per questo quei 60.000 che stavano allo stadio non stavano festeggiando, per dire, soltanto la rinascita, soprattutto non stavano festeggiando una finale di Coppa dei Campioni, stavano festeggiando la rinascita intera di una città. Questo per dirti che il rapporto che ha Napoli, viscerale, passionale, molto spesso morboso, con Napoli è unico. Chiaramente non stiamo qui, non è questa la sede per fare una diagnosi sociologica, anche se purtroppo non è semplice. Però effettivamente molto spesso si tende a riversare le energie, le speranze, le ambizioni personali sulla squadra e spesso si dimentica quello che è il nostro modo di vivere. Ma d'altro canto, vedi, Bellavista ci insegna, i napoletani non sono stoici, diceva lui, sono epicurei. Noi amiamo
la gioia, amiamo il divertimento e temiamo che prima o poi possa finire, quindi tendiamo ad accontentarci di poco. Io penso che Napoli non potrà mai avere in qualsiasi campo un successo duraturo, perché per mantenere un successo c'è bisogno di stoicità, di costanze e di sacrifici. I napoletani tendono a diluire il sacrificio, sanno quando divertirsi e sanno quando mollare. Come la frase che dico io, i napoletani dicono sempre gli avversari cacciano a scienze contro a noi. Che significa questo? Significa che loro temono sempre che ci sia qualche nume celeste, qualche forza divina che ci possa interrompere la felicità. Diciamo che ai tempi di Nietzsche si poteva chiamare nichilismo, oggi possiamo chiamarla filosofia napoletana. Tu dici appunto non c'è, possiamo dire, continuità a Napoli e con il Napoli, però forse De Laurentiis ci ha detto altro, perché i risultati che sta avendo questo Napoli dimostrano una certa continuità e anche un'escalation. Esatto. E in questo senso ti chiedo, nel futuro come vedi questa squadra, come vedi questa società? Si può ambire a quello scudetto tanto sognato, secondo te? Infatti De Laurentiis è stato una specie di cortocircuito, cioè io dico sempre che De Laurentiis ha sovrapposto la parola lavoro alla parola ammuina. A Napoli abbiamo questo culto dell'ammuina, del calderone. De Laurentiis ha portato dall'esterno, comunque è uno che a Napoli c'è nato, ama Napoli e ha una famiglia che ha vissuto di napoletanità. Venendo dall'esterno ci ha portato un concetto perimetrale, cioè quello di costruzione, di lavoro, di... De Laurentiis è stato forse il primo presidente, e ne parlo in senso storico, non da tifoso, che è riuscito a nucleare Napoli dalla città. In che senso? È riuscito a creare un corpo manageriale, imprenditoriale, di un club che ha cominciato a interpretare il lavoro in senso, ripeto, perimetrale. Più azienda cominciando società calcistica. No, diciamo. Cominciando dalla base, mettendo i paletti, sì. Mettendo tutto ciò che deve fare. Non a caso Castelvolturno non è Napoli, per dire, è riuscito a creare un regno importante, perché Napoli ha grandissima passionalità, però l'intersezione di alcune propaggini della napoletanità può ledere a un certo tipo di lavoro. Quindi diciamo che De Laurentiis è riuscito a portare il concetto di lavoro, di alacrità e anche di distacco in senso vincente. Il suo Napoli è il Napoli più organizzato degli ultimi anni, da quando c'ho memoria io. Perché noi in realtà abbiamo vinto quando adesso sì, il cielo ci ha portato il dio del calcio, che io anche narro in questo libro, però è chiaro che Napoli ha bisogno proprio di una sterzata imprenditoriale, di una mentalità che molto spesso qua è venuta a mancare. Ti chiedo come vedi invece la città adesso e come la vedi nel futuro? Che prospettive ha questa città? Pensiamo ad esempio che il prossimo anno ci sarà un evento importantissimo come le Universiadi. Beh, Napoli avrà sempre delle opportunità contestuali gradualmente legate alla crescita sociale e politica, però io voglio dare uno sguardo più ampio. Io credo che Napoli abbia un humus, una specie di forza alchemica indissolubile. Questo libro, ad esempio, io dico che se tu lo trovi tra 10 anni per strada, lo leggi, è sempre attuale, perché credo che Napoli abbia una mentalità, una filosofia, un modo di pensare, un concetto che è proprio scolpito nel marmo. Noi possiamo migliorare sempre, dobbiamo crescere e migliorare, ma non riusciremo mai, ed è giusto così, non dovremo mai derogare da quella che è il nostro modo di pensare, il nostro modo di vivere. Napoli è una città a statuto speciale inserita in una nazione. In senso lato, in senso filosofico e anche in senso politico. Noi non siamo contingentabili, cioè tu vuoi diciamo, racchiudere Napoli in un concetto, in uno statuto, in un comandamento, non ce la farai mai. Questa è una città nata così, è una città anarchica, inside, una città che è riuscita a fare le 4 giornate, che si è liberata da sola. Abbiamo un tipo di mentalità che va migliorata, assecondata, avallata e accompagnata, ma non va distrutta, perché questa è la forza di Napoli. Ripeto, dove c'è la luce c'è l'ombra. Io mi sono permesso di condannare la geografia che si è fatto su Gomorra per un semplice fatto. Io penso che Gomorra è un libro che ha portato il concetto di Camorra a tavola napoletana, quindi grande forza divulgativa che molto spesso veniva a mancare, perché il racconto della Camorra a Napoli è sempre stato un racconto di nicchia, riferito a chi lo voleva intendere, come se il resto della città ne fosse esclusa. Gomorra ha avuto questo grande merito, Saviano, scrivendo quel libro, ha avuto questo grande merito, ha portato sulla tavola di tutti, sulla bocca di tutti, nel focolare di tutti, il concetto, quello che stavamo vivendo a pochi passi. Ma, e c'è un grande ma, la trasposizione televisiva invece è un passo indietro, perché questi camorristi che ufficialmente vengono visti
come degli eroi, in realtà che fanno invece una vita di merda, perché a parte, scusa il termine, a parte i soldi, sono dei continui, sono sempre spalla a spalla con la morte, nella rappresentazione televisiva viene visto come un grandissimo fumettone in cui questi supereroi addirittura abbattono lo Stato. Ecco, questo è uno dei, un altro cliché di quale Napoli deve abbandonare. Cioè, noi dobbiamo smettere di ammiccare a questo tipo di antistato come se fosse una possibilità per i giovani, dove non arriva la religione, dove non arriva la scuola, dove non arriva l'istruzione. Ecco che c'è questa via alternativa della malavita, della scorciatoia per il facile guadagno. Noi dobbiamo fare, che poi è l'opposto del concetto che si proponeva il libro Gomorra. Quindi noi, sotto questo profilo, dobbiamo fare un'antipropaganda per capire che la legalità è la vera libertà di cui Napoli deve appropriarsi. Allora Bruno, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Grazie a te. Di esserti per questa intervista, appunto, di esserti messo a nostra disposizione. Consiglio ovviamente ai nostri lettori di leggere Brunapoli, soprattutto per Natale. Se volete fare un bel regalo, vi assicuro che piacerà. Un bel regalo di Natale sicuramente gradito. E ovviamente ai nostri lettori io vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di mettere mi piace, di commentare, di condividerlo, e vi auguro una buona giornata, e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.